Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova recensione. Oggi parleremo di un sistema due vie in regalo da parte di Hertz. Questo è un regalo. Poi vi spiego il perché. Ora andiamo a vederlo da vicino e dopo andiamo alle considerazioni Eccoci finali. a vedere il prodotto da vicino. Allora, nello specifico, oggi parleremo di un sistema a due vie della Hertz, il modello DSK165.3. Allora, sulla sinistra in alto troviamo di nuovo il logo con la scritta Manufactured by Elettromedia. Sotto troviamo la sigla del prodotto DSK165.3 Two-Way System 160 watt. Sotto il sito internet www.hertzaudiovideo.com, sulla destra troviamo il logo Hertz e poi troviamo anche la foto del kit. Il filtro dedicato a tutti e due i prodotti, sia il woofer che il tweeter e il woofer. Vediamo da questo lato qui, sulla sinistra troviamo di nuovo la serie, che questa è la serie 10. Di nuovo con la sigla del prodotto, e sulla destra troviamo la foto del kit, loghetto Kone, perché il sistema di questo woofer fa parte proprio di questa serie, e il logo Hertz. Da questa parte qua troviamo le caratteristiche del prodotto. Sulla destra troviamo di nuovo la foto, il logo Hertz. Nelle caratteristiche troviamo dimensione del woofer 165 mm, dimensione del tweeter 24 mm, potenza massima 160 watt, potenza continua 80 watt, impedenza 4 ohm, sensibilità 93 dB. Crossover high pass, crossover cutoff 3,5 kHz a 12 dB d'ottava. Woofer, peso del woofer 0,74 kg, quindi 740 grammi, il peso del tweeter 30 grammi e il peso del crossover 16 grammi. Poi sotto di nuovo il logo di hertzaudiovideo.com. Da questa parte qua troviamo la descrizione dell'articolo, in italiano c'è scritto sistema altoparlanti per auto e poi lo troviamo anche in tutte le lingue. I soliti loghi della CE, di come riciclare il pacco, eccetera, eccetera. Sulla sinistra troviamo i codici a barre e sulla destra troviamo di nuovo il logo di Hertz. Da questa parte qua troviamo di nuovo le caratteristiche. Vediamo sotto. Allora, ecco qua sotto. Allora, sotto troviamo sulla sinistra di nuovo la sigla del prodotto. Dopo troviamo le caratteristiche tecniche del tweeter con altezza e diametro di incasso. Quindi abbiamo un diametro di 34 mm, un'altezza complessiva di 20 mm e un'altezza di incasso di 13 mm. Dopo c'è la foto degli accessori che troveremo all'interno della confezione e poi troviamo anche quelle che sono le misure di ingombro del crossover. Quindi abbiamo profondità 45 mm, lunghezza 75 mm e spessore 21 mm del crossover. Sulla sinistra troviamo le caratteristiche del DT24.3 e DV165.3, che sono, diciamo, le spiegazioni del woofer e del tweeter. Sulla destra troviamo invece quelle che sono le caratteristiche del woofer, quindi troviamo l'altezza complessiva del woofer di 72 mm. Il suo diametro esterno 165, il foro di installazione di 144 e dopo abbiamo la profondità di installazione che è 64. Qua troviamo questo disegno con il simbolino della forbice, che in poche parole sarebbe la dima qualora si dovesse fare un foro su una mensola o su un supporto adattatore per montare il woofer, quindi una cosa molto molto comoda. Andiamo a vedere il prodotto da vicino. Apriamo la scatola con questo scotch, questo qua, guardate qui,
che è durissimo da tirar via. Vediamo un attimino. Hertz si preoccupa molto bene di chiudere i package dei suoi prodotti. E allora vediamo un attimo se riesco ad aprirlo, vediamo se non dobbiamo chiudere il o tagliare il video per un pezzettino di scotch. Guarda qua se ci riesco. Ecco qui aperta la scatola. Allora andiamo a vedere il prodotto da vicino. Ecco qua. Ecco qua. Vediamo se c'è qualcosa dentro lo scatolo. Non c'è nulla. Allora, la prima cosa che ci viene per le mani sono questi due librettini qua. Il primo è il certificato di garanzia che segue tutti i prodotti di Hertz, dove poi va compilato, mettiamo a fuoco, eccolo qua, dove va compilato con il modello, numero di serie, data d'acquisto, eccetera, eccetera. E dopo abbiamo quest'altro manuale, quest'altro librettino, che è un manuale scritto in più lingue. Vediamo se c'è la lingua anche in italiano, per informazione, vediamo, mi sembra di no. Mi sembra di inglese, mi sembra strano che non ci sia, forse non la vedo io, vediamo, ah sì sì c'è, eccolo qua, c'è il manuale in italiano, poi logicamente lo trovate anche in tutte queste altre lingue, questa non so se è una lingua, a me sembrano disegnini, però comunque c'è in tutte le lingue, poi ci sono anche tutti gli altri modelli, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere il prodotto da vicino. Eccoci qua, aperto il pacco, andiamo a vedere i prodotti da vicino. Iniziamo dal woofer. Sulla confezione troviamo le classiche bustine per l'umidità. Andiamo a vedere il woofer da vicino. Eccolo qua, classica anche bustina, perfetto. Eccolo qua, woofer del kit DSK165.3. Come potete notare, il kit è un entry level di Hertz, credo che sia la serie anche più piccola che faccia Hertz, però è, a differenza della sua apparenza, quindi troviamo, che so, un cestello in lamiera classico, eccetera, eccetera, vi posso garantire che è, diciamo, una facciata finta di questo prodotto qui. Poi comunque le considerazioni finali vi dirò un po' la mia su questo prodotto. Andiamo a vederlo allora da vicino come si presenta il prodotto. Allora troviamo una sospensione in gomma alla sospensione superiore, un cono in carta un po' delicata per essere, quindi ha una rigidità comunque minima indispensabile, niente di particolare, e poi abbiamo questo parapolvere, che questo di particolare c'ha già la forma, perché come potete notare, a differenza dei parapolveri normali che sono rialzati, questo è concavo. Questo dà probabilmente più superficie radiante al cono, quindi fa parte di quella serie Kone che vi dicevo prima, di quel loghetto lì. Quindi tutti i woofer che trovate di Hertz con quel logo Kone hanno il cono fatto in questo modo qui. Andiamo a vederlo da sotto. Troviamo, come vi dicevo prima, il cestello in lamiera di un grigio opaco. Sinceramente un po' triste questo colore del cestello, però alla fine dei conti è un cestello, non fa nulla, potrebbe essere anche arancione o giallo, non cambierebbe nulla. Da qui troviamo le connessioni con dei Fastom, queste connessioni, abbiamo il positivo a sinistra e il negativo a destra, qui ci sono i tinsel che vanno ad alimentare il woofer, non so se riesco a farvi vedere, ecco qua, magari gli spider lì dentro. Dopo sotto troviamo
L'adesivo sul magnete con il codice a barre e di nuovo la sigla del prodotto con il logo Hertz eccetera eccetera, e questa copertura in gomma a protezione del magnete, carina, non ha nessuna utilità in termini acustici, però è molto carina, ben fatta, è un segno in più che Hertz comunque cura anche quella che è l'estetica dei prodotti. Andiamo a vedere invece il tweeter. Eccolo qua, spostiamo questo da qua. Vediamo il tweeterino di questo sistema qua. Eccolo qua. Ecco il tweeter del sistema DSK165.3. Ok. Questo tweeter qua, se lo vedete, sembra non più di un giocattolo. Vi posso garantire al 100% che invece suona veramente veramente bene, è proprio bello. Vediamo come è costruito: retina, protezione del tweeter in lamiera, il loghetto Hertz piccolino attaccato su questa retina qua, questo bordino esterno nero, magari vogliate incassarlo senza usare i suoi adattatori, si vedrebbe questo bordino nero molto carino. Sotto troviamo l'adesivo con la scritta DT24.3, 80 watt, 4 ohm, sempre della serie 10. Le connessioni sono con questi fili qui, dove il filo con la striscetta rossa sta a indicarvi il positivo, quello senza nulla logicamente è il negativo. Vediamo i crossover di questo kit qui. Dove sono i crossover? Cerchiamoli. Facciamo questo qua. Questo lo spostiamo da qua. I crossover sono sotto. Eccoli qua, vedete? Quindi andiamo a vedere questi crossover da vicino. Ok. Questo è il crossover dedicato di questo kit qua. Si chiama DX300. C'è scritto two-way sul crossover, perché questo crossover qui è dedicato sia al woofer sia al tweeter. Da qua troviamo l'entrata, quindi quella che viene dall'autoradio o dall'amplificatore, e qui troviamo le due uscite, una per il tweeter e una per il woofer. Le uscite sono contrassegnate sul crossover, quindi questa a sinistra è quella del tweeter e questa a destra è quella del woofer. Questo è tutto, ora andiamo alle considerazioni finali. Eccoci alle considerazioni finali. Ora, lasciando stare che sto pacco ad aprirlo è veramente una rogna, perché ci ha messo l'Hertz dentro 10 metri di scotch, quindi per aprirlo è stata una mezza rogna, ma lasciando stare questo, parliamo un attimino del kit DSK165.3. Perché ho iniziato questa recensione dicendo che è un regalo? Perché materialmente per 90 euro circa, che costa di listino questo prodotto qui, dal mio punto di vista questo è un regalo. Perché questo kit qua noi l'abbiamo installato tante volte, timbricamente è speciale. Suona veramente bello, cioè non 93 euro secondo me è un regalo, lo si poteva vendere anche 130 euro, so che magari i clienti mi odieranno perché magari gli dico ad Hertz di alzare il prezzo di questo kit qua, ma non vi preoccupate, tanto non prenderanno in considerazione questa cosa. Hertz fa anche dei kit anche più avanzati di questi, che spero di recensire presto, ma questo è un regalo. Questo è un regalo. Vi garantisco al 100% che suona bellissimo. Suona veramente bene. Noi l'abbiamo testato con l'amplificazione dell'autoradio, senza quindi amplificarlo con amplificatori esterni. E va alla grande. Questo kit due vie va alla grande. Sarà azzeccato il crossover, sarà azzeccata l'accoppiata woofer e tweeter, non so che cosa gli hanno trovato a questo kit qua, ma vi garantisco che va veramente bene. A livello costruttivo è un entry level, anche se sinceramente tutto sembra tranne che un entry level, gli hanno anche messo la copertura al magnete per farlo più carino,
quindi niente, è promosso al 100%. È un prodotto che io vi consiglio al 100% su tutti i fronti, su quello che è il prezzo d'acquisto, quindi il rapporto qualità-prezzo, su quello che è la resa musicale. È un regalo, come dicevo all'inizio, questo è un regalo. Complimenti ad Hertz, bravi, hanno fatto veramente un bellissimo prodotto. Questo è tutto. Vi raccomando, condividete il video, i video li trovate su hcsonline.it, iscrivetevi al canale, arrivederci e alla prossima recensione.